buongiorno a tutti, o buonasera, a seconda di quando potrete vedere in libertà questo video con questa intervista che stiamo per iniziare con Tiziano Cosso, CEO di GTER, società basata a Genova, nasce qualche anno fa come spin-off dell'Università di Genova, una realtà molto innovativa, orientata alle tecnologie applicate per il territorio, alle tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza del territorio da diversi punti di vista. Tiziano, vuoi fare una piccola introduzione sulla storia di GTER? Sì, volentieri, grazie mille, grazie, ciao Alfonso, buongiorno, buonasera a tutti. Sì, GTER è nata oramai un po' di anni fa, in effetti eravamo a fine 2010 come spin-off dell'Università di Genova, quindi abbiamo passato un po' di anni e si occupa delle tematiche che tu hai correttamente elencato. Quelli sono gli ambiti di nostro interesse in generale. Poi le tecnologie che utilizziamo e la nostra formazione, il nostro background, che è quello della gestione dei dati geografici, dei dati spaziali, è per sua natura molto trasversale, quindi ci capita non così di rado di andare a toccare anche altri contesti che non siano proprio quelli del monitoraggio del territorio, del controllo, della gestione dei dati spaziali, quindi dei dati cartografici, dei dati di osservazione della Terra e cose di questo tipo. Però certamente quello è il nostro background, il nostro mercato di riferimento. Abbiamo lavorato fin da subito con due anime al nostro interno. Una è quella dei sistemi informativi territoriali, quindi dello sviluppo, progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali, e lì abbiamo sempre fatto fin dall'inizio proprio coperto tutto l'iter, cioè progettato, sviluppato, mantenuto ed evoluto ogni sistema. Non abbiamo in quel senso delle singole soluzioni pronte, fatte, finite per qualsiasi tipo di cliente, ma più spesso 9 su 10 abbiamo delle soluzioni custom. Poi è chiaro che in alcuni casi ci sono delle soluzioni che sono abbastanza adattabili a tante esigenze di tanti soggetti, però spesso noi andiamo su soluzioni custom. L'altro settore, l'altra area fin dall'inizio è quella del posizionamento satellitare GNSS, e quello appunto si rivolge ancora molto all'ambito del monitoraggio del territorio, controllo del territorio, ma anche ad altri contesti. Ci sono dei progetti di ricerca che stiamo facendo che invece applicano quelle stesse tecnologie in contesti molto diversi. Poi se c'è occasione, semmai ne parliamo, ecco. Questa è un po' la genesi di GTER, che nasce come spin-off, adesso non è più, sono passati un bel po' di anni appunto, però devo dire che l'idea iniziale, che è quella di tutti, direi, credo che debba essere l'idea di tutti gli spin-off universitari, cioè quella di fungere da ponte tra il mercato e il mondo della ricerca, resta tuttora la nostra caratteristica principale. Cioè cerchiamo di fare sì che la ricerca, l'innovazione e anche lo sviluppo producano qualcosa che è veramente di interesse per il mercato, ecco. Non sia soltanto ricerca e o sviluppo così, o fine a se stesso o anche per il nostro piacere, perché in certi casi è anche un piacere, no, fare attività di ricerca, però l'obiettivo deve essere sempre tirare fuori qualcosa di rispondere a dei bisogni reali. Questo è un po', certo, quello che è stato fin dall'inizio e che è tutto. Peraltro una cosa che mi ha attratto, che attrae chiunque si avvicina a GTER, società relativamente giovane da quando è nata come spin-off, e che comunque riesce a coniugare in maniera molto importante, con risultati molto importanti, gli aspetti di innovazione e ricerca, che all'inizio sono stati sicuramente quelli predominanti, ma anche con gli aspetti, diciamo, di proposizione sul mercato operativa, e con ottimi casi di successo. Ma organizzativamente come riuscite a portare avanti i progetti di ricerca, tutta la ricerca che fate e la proposizione
sul mercato? Siete organizzati in maniera particolare o ha una flessibilità particolare? Ma allora, io credo che da un lato pesi appunto quello che dicevo prima, cioè la nostra vocazione. Noi siamo quasi tutti, insomma, provenienti da un percorso accademico che quindi anche a livello proprio di interesse al mondo della ricerca e dello sviluppo ci ha portato ad essere persone che quando ci viene richiesto, quando ci viene presentato un bisogno, come dire, provano a ragionare su quale sia il modo migliore per risolvere il bisogno, ecco, anche se non è qualcosa di già pronto, presente, esistente. A livello organizzativo, sì, entrambe le cose che hai detto, nel senso che certamente la flessibilità è un elemento centrale per noi, perché molti dei progetti anche di ricerca sforano poi in attività invece un po' più di standard di produzione, e viceversa molte attività, penso a commesse proprio dirette con clienti, hanno magari al loro interno una componente che invece è un po' più sperimentale. Quindi la flessibilità di tutti noi è certamente uno degli elementi chiave, però ci siamo suddivisi in due aree, ecco, questo sì a livello organizzativo, cioè c'è chi si occupa specificatamente della parte di ricerca e sviluppo, non soltanto da un punto di vista organizzativo, ma anche delle idee, cioè, bisogna anche tirare fuori delle idee interessanti, e c'è chi si occupa più invece della parte di produzione. Dopodiché questo, ecco, negli ultimi anni c'è stata una crescita da un punto di vista proprio numerico, ci siamo riorganizzati nella direzione di essere più ancora flessibili, perché in effetti quest'idea delle due aree così separate in un'azienda tutto sommato non enorme, noi siamo una decina di persone, rischia di diventare più un vincolo che non una risorsa. È importante che ci sia molta contaminazione all'interno, questo sì, va gestita, ma è importante. Senti, vorrei tornare invece sui filoni che accennavi prima. Ci siamo conosciuti, io vi ho incontrato la prima volta grazie ai progetti europei, a un progetto in particolare che seguivate di posizionamento accurato in ambito portuale. Quindi una grande esperienza che avete sviluppato nel mondo della ricerca, nel posizionamento accurato, che poi avete sviluppato in ambiti applicativi anche estremamente diversi, però evidentemente con una competenza di base importante che vi ha portato ad avere una flessibilità e a collocarvi nella catena del valore dei progetti, dei clienti in maniera efficace. Vuoi raccontare un pochino come è venuta questa, come, quali sono anche le vostre competenze nel settore del posizionamento accurato del GNSS, delle applicazioni, dei progetti che fate? Sì, sì, quel progetto era un progetto del 2015, finanziato da ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, ed è stato forse il primo progetto di ricerca e sviluppo che ci ha consentito di premere un po' sull'acceleratore da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del GNSS. Ora noi, come vi dicevo prima, abbiamo da sempre una formazione in quel settore, molto verticale, molto specifica, e i primi anni era utilizzata per fare servizi tutto sommato standard, quindi consulenze legate al processing di dati satellitari, ma molto rivolto a tecnici. Da quel momento, dal 2015 ad oggi, si è evoluto un filone che secondo noi è molto molto interessante, a noi da un lato piace molto e dall'altro ci sembra interessante proprio da un punto di vista del mercato, che riguarda l'analisi di quel tipo di dati per fare posizionamento con ricevitori a basso costo. Ora lì si aprono un'infinità di applicazioni molto trasversali, no? Vi dicevo prima della trasversalità, ecco qua gli esempi sono molto lampanti. Quello era un campo di applicazione, la sicurezza dei lavoratori in ambito portuale e interportuale. Lì si trattava di sviluppare dei device basati sul posizionamento satellitare. Altri progetti, ce n'è un altro nuovamente molto simile che deriva da quello che stiamo chiudendo proprio in questi giorni, che riguarda la sicurezza invece in ambito ferroviario,
Ce n'è un altro che tu conosci bene, che riguarda, che invece è ancora in corso, ne abbiamo ancora per un anno, che riguarda ad esempio lo sviluppo di un dispositivo indossabile basato sempre su ricevitore satellitare, per invece lì a fini totalmente diversi. Si parla di allenamento sportivo o di riabilitazione, quindi si tratta di un device che ci aiuti a capire con estrema precisione i movimenti del corpo durante tutta la giornata. Ecco, questi sono esempi, direi, abbastanza chiari. Si parla da un lato di sicurezza dei lavoratori in un cantiere, dall'altro lato si parla di personal trainer. Quindi questa trasversalità tutto sommato è anche interessante per noi, ci consente di confrontarci con campi di applicazione e con professionisti molto diversi, però quello che portiamo è certamente sempre la competenza, che negli anni è cresciuta molto, molto specifica su tecniche di posizionamento. Principalmente noi ci occupiamo della parte poi software algoritmica, di posizionamento satellitare con ricevitori ultimamente moltissimo a basso costo. Questo sì, vuol dire anche ad esempio smartphone, ecco, basso costo può essere inteso anche quello. Ma poi abbiamo letto tutti quanti che con i fondi che arriveranno PNRR, con progetti europei e finanziamenti europei che stanno arrivando, questo sarà uno degli ambiti in cui ci sarà la possibilità di realizzare progetti applicativi importanti che riguardano la logistica, i trasporti, l'ottimizzazione, la sicurezza del territorio, il monitoraggio del territorio. Rispetto a questi due ambiti, come vi collocate? Cioè, avete già delle soluzioni di mercato che potete proporre sul mercato, o pensate sempre di proporvi, diciamo, un'area, diciamo, più di sviluppo di idea? In questo caso in realtà ci sono anche delle soluzioni. Noi mediante una partnership in realtà con un'azienda sempre italiana che si chiama Yetit Move, che ha sviluppato e ha un prodotto che si chiama Displace proprio per fare monitoraggio basato su GNSS a basso costo. Ecco, abbiamo questa soluzione che proponiamo, che installiamo, che è di nuovo a nostro parere molto performante. Qua si parla di utilizzare il GNSS a basso costo per fare controllo di spostamenti, quindi si parla di ponti, viadotti, fronti rocciosi, fronti in frana, tutto quel contesto che appunto proprio nell'ambito del PNRR, ma non solo, è citato ogni due pagine, ma perché crediamo noi, sono applicazioni anche urgenti per certi versi. Ecco, l'idea di trovare una soluzione, e questa è una soluzione, crediamo che vada in quella direzione, una soluzione che renda sostenibile anche economicamente il controllo di infrastrutture, strutture, ambiente, è una sfida, era una sfida e continua ad essere una sfida tecnologica degli ultimi anni. Ci sono delle tecniche che consentono di raggiungere quegli stessi obiettivi, ma sono sempre state applicate molto poco, anche per questioni di sostenibilità, e quindi quel tema va non si può eludere, insomma, in qualche modo, no? Anche la sostenibilità. Quindi anche qui andare nella direzione di ricevitori, strumenti, tecnologia relativamente a basso costo, può essere un'innovazione che abilita al funzionamento. Quindi questi sì sono prodotti, ecco, non sono, quindi abbiamo anche prodotti, non soltanto, diciamo, il sacro fuoco della ricerca e dello sviluppo. Ecco, a proposito di questa soluzione, di cui già io avevo visto qualcosa, però vorrei chiederti invece il processo di, per esempio, di applicazione di questi prodotti, di queste tecnologie, lo seguite dall'inizio alla fine, quindi la parte di installazioni, di console, di controllo, di distribuzione dei dati, di analisi dei dati, o vi avvalete di partnership in alcune specifiche circostanze? Come siete abituati a lavorare? Allora, qua direi che io farei due tipi di considerazioni. La prima è quella che
cerchiamo di fare quello che siamo capaci a fare. Quindi laddove non abbiamo delle competenze interne, proprio per mantenere la qualità del servizio o del prodotto, quale che sia, alta, riteniamo meglio avvalerci di partnership. Per dire, questo caso di Splace è un caso molto evidente. Yet It Move è stata molto brava a sviluppare il prodotto e soprattutto il software, e quindi insomma non ci siamo fatti il prodotto nostro, ecco. Abbiamo una partnership con questa azienda. In generale, questo è una cosa nella quale credo molto, ecco, di non essere di fermarsi laddove non è la nostra competenza o dove non possiamo garantire un livello di qualità alto. Detto questo, cerchiamo di essere su Displace insieme a Yet It Move, forniamo certamente tutto quanto il flusso, cioè a parte la fornitura dell'hardware, del software, ma anche c'è necessità di aiutare il cliente a capire se fa il caso oppure no, capire dove e come e quanti sensori installare, poi dopo installarli, poi dopo fare il controllo successivo. Quindi tutta questa parte è certamente, ce l'abbiamo certamente in carico, anche perché si tratta, appunto, dicevo, di tecnologie relativamente nuove, e quindi è difficile pensare che qualche cliente sia in grado, o comunque anche solo che per fiducia propria, di prendere la soluzione e gestirsela totalmente da solo. Quantomeno all'inizio l'affiancamento crediamo sia importante, e l'assistenza è una di quelle cose che sia in ambito GNSS sia in ambito, diciamo, chiamiamolo, sistemi informativi, è una cosa che ci caratterizza fin da sempre, ecco. Sì, quindi cerchiamo di essere di seguire dall'inizio alla fine il flusso. Poi, come dicevo prima, noi siamo l'interlocutore. Poi, laddove non siamo noi ad essere in grado, magari ci avvaliamo di collaborazione. Abbiamo numerose relazioni con soggetti che ci aiutino a creare anche una massa critica sufficiente ad essere solidi. Quindi importantissimo per voi anche questo spirito che avete di apertura e di collaborazione attraverso partnership, che immagino che siano non solo tecnologiche ma anche commerciali, visto che comunque non siete una struttura molto grande. Assolutamente sì, anche commerciali certamente, e certamente importanti, nel senso che diciamo, l'illusione di riuscire a fare tutto da soli ce la siamo tolta dopo i primi 2 mesi di lavoro, quindi già dal 2011 quella era un'illusione persa, ma non credo che sia neanche corretto, non è quello che vogliamo fare. Quindi certo, le partnership qualche volta possono essere anche un po' più faticose, nel senso che bisogna tanto trovarla, crearla, mantenerla, certo c'è un po' di lavoro, c'è un po' di tempo da spenderci, però alla lunga credo che sia decisamente più efficace, soprattutto, ripeto, per piccole e medie imprese. Certo, se parliamo di altre dimensioni le logiche sono totalmente diverse, ma per noi credo sia imprescindibile, assolutamente sì. Senti, uno sguardo invece verso il futuro, immagino starete anche voi scrutando le opportunità che possano venire dai fondi in arrivo, PNRR piuttosto che altri. La linea sarà sempre questa? Avete in mente di sviluppare i vostri servizi, i vostri prodotti, le vostre competenze in qualche direzione in particolare, o manterrete questa linea? Lo sviluppo sarà concentrato su queste competenze? A livello di competenze direi di sì, cioè a livello di aree di interesse queste resteranno. Un po', diciamo, c'è la parte più di Earth Observation, quindi analisi immagini satellitari, che è un'attività che facciamo anche se non è esattamente il nostro core, che potrebbe essere un po' ampliata nei prossimi anni, però diciamo che il core rimarranno quei due ambiti che ho detto all'inizio. Guardiamo certamente molto con grande interesse ai fondi sia PNRR ma anche a livello europeo. Noi lavoriamo molto con ASI, ESA, soggetti di questo tipo,
l'obiettivo e la sfida dei prossimi anni, adesso che abbiamo una storia, direi dal 2015, no, dicevamo prima, ad oggi, di progetti di ricerca che non sono stati fatti a spot, ma hanno tutti avuto una ratio, no? Cioè abbiamo scelto dei progetti che ci consentissero di andare avanti, non di avviare continuamente, aprire fronti nuovi. Ecco, adesso la sfida nei prossimi 5 anni sarà quella di alcuni di questi, 1/2, chiuderli, fatto salvo che nulla sarà mai chiuso, ma arrivare veramente a 1-2 prodotti derivati da questi progetti. Quindi ci stiamo muovendo per cercare progetti e fondi che ci consentano di fare l'ultima parte, insomma. Questa strategia fino adesso è stata premiante, perché siete cresciuti in maniera importante, quindi insomma siete un caso di successo tra le spin-off. Non è così scontato che le spin-off universitarie poi riescano a crescere e a emanciparsi, diciamo, dalla loro radice, diciamo, di ricerca universitaria. Molte si trascinano, ecco, agganciandosi a progetti di ricerca e cose di questo tipo, senza mai realmente andare sul mercato. Voi siete uno di quei casi sicuramente di successo che è bene sottolineare. Una considerazione interessante, credo, anche per altri spin-off o aziende di questo tipo. Io credo che a quello che dici, io non so se sia una storia di successo oppure no, e certo, per noi sì, devo dire, e di buona soddisfazione. Credo che però se devo pensare al momento nel quale questo successo si è avviato e questo meccanismo che tu hai citato si è innescato, cioè quello di non rimanere legati a progetti soltanto di ricerca, è quando il primo giorno in cui GTR si è avviata abbiamo deciso di ragionare fin da subito come azienda e non come ente di ricerca. Quindi, per dire, fin da subito siamo andati in un ufficio e non all'interno di laboratori dell'università. L'università ha avuto nei primi anni un ruolo centrale per noi, non sto rinnegando nulla, anzi ha avuto un ruolo centrale, abbiamo fatto molti progetti insieme e quello è un po' lo scopo. Però ragionare, far sì che le persone che stanno nello spin-off ragionino fin da subito come azienda, ecco, quello è stato, credo io, col senno di poi, la chiave. Poi ci sono stati tante altre, insomma, acqua sotto i ponti ne è passata e altre scelte giuste, altre scelte sbagliate, però quella credo sia stata un po' la chiave, ecco. L'altra cosa che mi viene da dire, che non so se ho citato prima, è che le persone che sono certamente al centro di un'azienda come la nostra, le persone, le idee, niente di più, non sono gli spazi, non sono le strutture, le infrastrutture, niente di tutto questo, ma le persone e le idee cerchiamo di mantenerle, cerchiamo di far sì che la formazione permanente per noi, interna nostra, sia un elemento centrale, altrimenti la tecnologia ci sfugge nel giro di 6 mesi, ecco. Lavorando in un contesto nel quale si è relativamente al limite della tecnologia, comunque dico all'avanguardia, non lo dico in senso, non voglio elogiare troppo, lo dico proprio da un punto di vista tecnico, cioè tecnologie abbastanza avanti, e beh, la formazione permanente interna non è una scelta, ecco, va fatta. È un obbligo, ma è giusto, anche nel rispetto delle persone che lavorano nell'azienda, perché possano sempre crescere, essere in un ambiente stimolante ogni volta che crei nuove opportunità di crescita. Non mi pare corretto. Tiziano, grazie mille a voi del tempo. Un saluto a chi ci segue e ci seguirà.